Eccoci qui, spero che si senta, spero che riusciate a sentirmi, io sono in aula, come potete vedere, e insomma è l'unico momento buono per riuscire a fare la mia diretta quest'oggi, perché a quanto pare la giornata sarà molto lunga. Siamo stati, innanzitutto ovviamente solito spiegone iniziale, mi raccomando di condividere questo video in modo tale da allargare il più possibile la partecipazione e ovviamente poi di condividere, schiacciando sempre la freccetta che vedete in basso a destra, anche il video che ne resta, che poi resterà su questa pagina Facebook, poi lo metterò sul sito ivanscalfarotto.it e sul canale YouTube. Perché sono in aula? Perché stiamo assistendo all'ennesima comica del governo giallo-verde, siamo qui perché dovremmo votare gli emendamenti al decreto quello urgente sulla città di Genova, sapete, del ponte, un provvedimento che veramente ormai sta diventando, se la situazione non fosse tragica, sta diventando veramente una questione ridicola. Vi ricordate nell'immediatezza della caduta del ponte il 14 di agosto che cosa non dissero le nostre autorità, il ministro Toninelli, che le cose si sarebbero fatte in 448, si sarebbero ritirate le concessioni, che Autostrade avrebbe fatto questo, non avrebbe fatto quest'altro, che il commissario sarebbe stato individuato nel breve volgere di qualche minuto. E invece siamo qui al 25 di ottobre, quindi rispetto al 14 di agosto sono passati 2 mesi e 11 giorni e dopo tutto questo bel tempo siamo arrivati stamattina alle ore 10 in aula per votare gli emendamenti al decreto. Ci hanno detto che bisognava rivedersi alle 13 perché la commissione bilancio non era pronta, e quindi dalle 10 alle 13 capirete, noi abbiamo detto vabbè, siamo tornati in aula alle 13, ci hanno detto che la commissione alle 13 non era pronta, bisognava rivedersi alle 14 e poi siamo arrivati in aula alle 14, la commissione non era pronta e ci dovevamo rivedere alle 14.45. In realtà quello che sta succedendo è che la commissione bilancio, che è la commissione che valuta che tutti i provvedimenti che arrivano in aula abbiano la copertura finanziaria, la commissione bilancio non è in grado di stabilire che ci sia una copertura finanziaria, perché sostanzialmente la Ragioneria Generale dello Stato, che fa le cosiddette bollinature, cioè effettivamente verifica le coperture finanziarie, la Ragioneria Generale dello Stato, dicevo, non è riuscita a bollinare il provvedimento perché dentro il provvedimento ci sono una serie di rinvii a varie amministrazioni dello Stato che dovrebbero dire delle cose che avrebbero dovuto dire prima e che non hanno detto. Quindi adesso siamo qui in attesa che tra l'altro la capigruppo decida, la capigruppo sarebbe la conferenza dei presidenti di gruppo, che è quella che stabilisce il calendario dell'aula, per capire di che morte moriremo, perché sono le 15.09 in questo momento, non abbiamo ancora cominciato a votare, ci sono 300 emendamenti da considerare e quindi non sappiamo noi parlamentari, noi deputati, se faremo notte, se partiamo, se sospendono il provvedimento, se il governo metterà la fiducia, cosa più che probabile, nonostante voi sappiate tutti che i 5 Stelle giurano che loro la fiducia non la usano mai, ma evidentemente non è così. Tra l'altro sapete che questo provvedimento contiene il famoso condono tombale, il condono edilizio per l'isola di Ischia, per le case danneggiate dal terremoto, quindi un bel condonone edilizio dopo il condonone fiscale che ci stanno preparando. E insomma, cari amici, questo è il destino di questo paese in questa maggioranza, con questa maggioranza. Devo dire che Borghi, il presidente della Commissione Bilancio, sapete, quello che controlla l'euro, era imbarazzatissimo, noi l'abbiamo preso anche un po' in giro, perché sinceramente vanno anche sottolineate le questioni che non vanno, anche con un po' di senso dell'umorismo, appunto, perché altrimenti, come dicevo, la situazione sarà tragica e quindi siamo qui in attesa. Io mi fermo qui e poi ovviamente vi aggiornerò, spero domani, dipende anche poi che fine faremo, cioè se riuscirò a tornare a casa oppure resterò a Roma, che va benissimo lo stesso. Tra l'altro domani ci sono gli scioperi, come sapete, dei trasporti, quindi comunque a questo punto tanto varrebbe restare in aula, almeno votare. E quello che farò, insomma, è aggiornarvi su questo. Io però vi ricordo anche due cose importanti che invece riguardano, diciamo, la nostra parte politica, che sono prima di tutto il fatto che da domani, che quindi sabato ci sarà e domenica ci sarà il forum del PD a Milano, e quindi se siete in zona sarà sicuramente molto interessante, con ospiti particolarmente importanti. Tra l'altro voglio ricordare che ci sarà la mia amica Federica Mogherini, che sarà presente anche lei, ma davvero ospiti importanti anche internazionali.
E poi ricordarvi, come al solito, il nostro sito comitatiritornoalfuturo.it, comitatiritornoalfuturo.it, dove potete cominciare a lavorare appunto sui comitati civici, o meglio, i comitati di azione civile, come li abbiamo chiamati. Tra l'altro c'è una pagina nuova nel sito che si chiama L'Idea, che spiega bene i comitati che cosa sono e spiega bene perché non sono un nuovo partito, che è la domanda che tutti mi pongono, e quindi l'abbiamo messo per iscritto per spiegarlo, diciamo, in modo molto molto chiaro. E quindi, se andate su comitatiritornoalfuturo.it e cliccate su L'Idea, trovate appunto tutto quello che riguarda appunto l'idea che c'è dietro i comitati civici e che cosa serviranno, che cosa vogliamo che facciano sostanzialmente. Vi ricordo che l'area riservata per coloro che si sono iscritti come promotori di un comitato, le aree riservate si apriranno lunedì, quindi se avete fatto già la vostra preiscrizione come promotori di un comitato, lunedì vi arriveranno le credenziali per poter fare poi l'iscrizione degli altri aderenti, che devono essere, come sapete, almeno 4. Ho detto che non è un partito, alcuni mi scrivono desiderando fare reti, coordinamenti provinciali, coordinamenti regionali. Direi calma e gesso, questo non è un partito, non ci sono liste contrapposte al PD da fare. Il tema è che i comitati civici servono per unire le persone di opinioni diverse su poche cose che sono sempre state condivise fino alla nascita di questo governo. Ci vogliamo concentrare appunto sulla democrazia rappresentativa, sulla libera stampa, sulla conoscenza contrapposta alla superstizione, su una società inclusiva contrapposta al razzismo. Tutte cose che non appartengono naturalmente al PD, non appartengono a sinistra, a SEL, non appartengono a Più Europa o ad altri partiti. Sono cose che appartengono al nostro essere cittadini, non al nostro essere, diciamo, tifosi o sostenitori di questo o di quel partito. E quindi i comitati civici si affiancano agli altri partiti, servono ai cittadini a mettersi insieme per difendere quei cardini della democrazia rappresentativa che abbiamo sempre considerato scontati e che purtroppo in questo momento invece sono sotto attacco. Io mi fermerei qui, anche perché appunto sono in una situazione un pochino di fortuna, però insomma vi ho fatto vedere un po' di aula, naturalmente inquadrando solo me, perché poi non si fanno fotografie o filmati, diciamo, durante i lavori. E mi fermo qui. Come ho detto prima, tra poco di questa mia diretta ci sarà un video che metterò sulla pagina Facebook, sul sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sul canale YouTube. Stiamo pensando anche di fare una diretta apposita per i comitati, in modo tale da rispondere a tutte le vostre domande dalla pagina dei comitati. Sappiate che appunto c'è una pagina Facebook apposita, potete andare a visitarla, la pagina Facebook dei comitati Ritorno al Futuro, Comitati di Azione Civile. E naturalmente invece, l'ultima cosa, ricordarvi comitatiritornoalfuturo.it, dove potete andare a iscrivervi se volete aprire il vostro comitato. Ho detto, credo, tutto. Da Montecitorio direi che concludo. Spero, appunto, ci vedremo domani. Non so se da Milano o da Roma, dipende da quale sarà il nostro futuro. Nel frattempo facciamo il tifo per Genova, che ha bisogno di un provvedimento urgente e che non merita questa pantomima che stiamo vedendo. Anzi, un abbraccio particolare a tutti gli amici di Genova che mi seguono. Col cuore siamo assolutamente con voi. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.